Possiamo iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti a nome di Vita Trentina, della Biblioteca Diocesana di Civiano e di UCSI che organizzano questo incontro. Abbiamo deciso di mantenere l'incontro in presenza, anche se i numeri sono ovviamente limitati, visto che la situazione della pandemia è ancora abbastanza difficile. Però diciamo ci abbiamo tenuto a mantenere la presenza perché siamo così sommersi dall'online che insomma abbiamo visto che c'è anche bisogno di guardarsi negli occhi e di relazioni insomma dirette, per cui potendolo fare in assoluta sicurezza nel rispetto di tutte le norme abbiamo scelto proprio di tenerlo in presenza. E oggi appunto presentiamo l'ultimo lavoro di Alberto Laggia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. E giornalista, inviato di famiglia cristiana e coordinatore della Scuola di Cultura del Giornalismo di Mestre, oggi ci presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Notizia, edito dalle edizioni Messaggero Padova e nella collana Parole allo specchio. E il libro potete trovarlo anche da acquistare all'uscita, così come si trova anche in biblioteca per chi volesse prendere un prestito. Diciamo che viviamo in un tempo, in particolare in questi ultimi 2 anni, ma non solo naturalmente, in cui siamo letteralmente sommersi dalle notizie, viviamo proprio una sorta di bombardamento mediatico, come lo definisce anche Alberto nel suo libro, e spesso è estremamente difficile districarsi e distinguere ciò che è autorevole da ciò che non lo è. E questo lo vedo, lo dico anche da bibliotecaria, e vedo a volte una grande difficoltà nella capacità di andare alla ricerca delle fonti e di valutarne l'autenticità e l'autorevolezza. Anche studenti magari che stanno facendo la tesi di laurea faticano a distinguere il valore di un'informazione trovata su internet da una trovata su una fonte storica autorevole. E indubbiamente i social hanno ulteriormente contribuito ad accrescere questo problema. Credo quindi che un libro come quello di Alberto Laggia sia veramente prezioso e molto stimolante insomma per tutti noi. E Diego Andreatta, giornalista, direttore di Vita Trentina, guiderà questo incontro e ci porterà nel cuore di questo libro. E prima di lasciare a lui la parola, passo la parola a Agostino Basso, presidente del Consiglio delle Sacre. Sì. Grazie a tutti, grazie per averci invitato e a tutti benvenuti. Io devo esprimere innanzitutto un sincero ringraziamento ad Alberto Laggia, perché Alberto doveva essere questa mattina ospite di un corso che aveva organizzato l'UCSI. Infatti ieri era la festività del nostro santo patrono, San Francesco di Sal, e noi avevamo deciso di onorarlo con 3, come UCSI, come Unione Cattolica Stampa Italiana, con 3 incontri, con 3 manifestazioni. Una di queste era appunto il corso nel quale Alberto era relatore. Purtroppo il corso è stato cancellato sia per il Covid sia perché l'ordine non aveva ancora validato il corso e quindi perché manca il comitato tecnico scientifico col cambio con la nuova gestione dell'ordine e quindi purtroppo questo corso non ha avuto luogo. Lo rifaremo sicuramente in aprile, speriamo di avere Alberto ancora nostro ospite. L'altro incontro che dovevamo fare era la Santa Messa dell'Assemblea annuale dell'UCSI, ma purtroppo sempre per motivi legati alla pandemia abbiamo dovuto rinviare il tutto. Ecco, dico questo perché Alberto, l'incontro di oggi, assume un significato del tutto particolare, perché affronta proprio uno di quegli argomenti che noi avremmo voluto sentire nel corso. Si tratta, quello del libro, di un argomento di grandissima attualità, perché l'avvento di internet
con tutti i social e con il linguaggio che si hanno portato e che è basato più sull'emozione che sui fatti, hanno cambiato il modo di porsi dei media e il modo anche di comunicare. Mi riferisco in modo particolare alla verifica della notizia, alla sua gerarchizzazione, al modo in cui è posta e alla sua spettacolarizzazione. Una tendenza che fa venir meno quel principio fondamentale del giornalismo, tante volte richiamato da Papa Francesco, e cioè il principio della responsabilità, cioè valutare gli effetti e le conseguenze delle notizie che si danno e con esso quindi il rispetto della dignità della persona. E mi sono preso qualche appunto perché leggendo il messaggio del Papa diffuso proprio ieri, che quest'anno è incentrato sull'ascolto. È interessante questo perché negli anni precedenti era incentrato su un divenire, su un metodo, ascoltare, discernere, erano un po' i temi che ricorrono sono un po' i temi che ricorrono in questo messaggio. Il messaggio degli anni scorsi, ho finito perché non voglio, proprio perché è ascoltare. È dura, come dice proprio Papa Francesco, parlando di Casaroli, che dice l'ascolto è un martirio talvolta, quindi concludo. Ma ripeto, se prima era andare, vedere, farsi prossimi negli scorsi messaggi, adesso è incentrato sull'ascolto. E l'ascolto credo che sia l'elemento principale per poter scrivere poi una buona notizia. Grazie molte a Paola e a Giustino per questi due interventi che ci hanno già portato nel cuore di questo incontro. A me preme dire che invitando Alberto Laggia, inviato speciale di Famiglia Cristiana, abbiamo invitato una persona molto all'altezza del compito che gli viene chiesto, fare il punto sulla realtà del giornalismo oggi. Perché Alberto non solo è cronista e giornalista, è inviato, è uno dei due inviati speciali che sono rimasti a Famiglia Cristiana dopo un certo snellimento, erano circa 12 qualche anno fa, e non solo inviato speciale, non solo curatore del sito internet della rivista della testata della San Paolo, che sapete adesso ha germinato altre due testate settimanali, una è Credere, l'altra è Maria con te, ma è anche un esperto formatore. Da circa 20 anni, presso un centro di cultura e del giornalismo di Mestre, dove egli abita, si occupa appunto di formare i giovani, quindi abbiamo presenti alcuni, alla professione giornalistica. Con questa attenzione è riuscito a darci un libro che, rispondendo anche alle esigenze di questa collana delle edizioni Messaggero, che hanno per titolo Una sola parola, ha una struttura molto divulgativa, perfino didattica, però non è una teoria, c'è molta esperienza vissuta, ci sono molte citazioni anche di colleghi conosciuti, ci sono frasi che puntellano, quelle che però sono delle esperienze di vita. Ho trovato poi, anche potendo parlare con lui e conoscendolo da tempo, pochissime righe in questo libro, peraltro breve, che si legge in una serata, che non nascono dai piedi, cioè dai suoi giri come inviato speciale, è stato sulla rotta balcanica, viene spesso anche nella nostra regione, ha fatto recentemente una intervista a Monsignor Muser sul tema della pandemia e tiene d'occhio da Venezia, ma ha fatto per tanti anni il pendolare con Milano, tutto il nord-est, che una volta era la sacrestia d'Italia, adesso non l'è più, però è sicuramente un campione significativo di quanto si muovendo nel resto del paese. Quindi Alberto, cominciamo chiedendo come mai l'azzardo di un libro sul giornalismo in questo momento, come ci è stato illustrato da Giustino e anche da Paola. Di libri sul giornalismo ce n'è tantissimi e tutti hanno una caratteristica, che muoiono molto in fretta. Il tuo penso sia invece destinato a durare.
Ecco, avevi probabilmente una tesi dentro, qualcosa che coglievi nella tua attività e che hai sentito il bisogno di dire. Ecco, se possiamo partire da qui, da questa urgenza che ti ha mosso. Grazie. Allora, intanto ringrazio i padroni di casa, chi mi ha invitato, quindi la biblioteca del Vigiliano, mi ringrazio Luxi e Vita Trentina, e nella figura di Diego, che è un amico, e poi a Trento vengo sempre molto volentieri, perché non l'ha detto, ma qui a Trento ho fatto una delle esperienze più belle della mia vita, che è stato il servizio civile da qualche anno fa ormai, evidentemente, ma che poi mi sono portato come ricchezza dentro davvero, e continuo a portarla tuttora, perché è stata un'esperienza fondamentale. Peraltro anche per cominciare a fare giornalista, perché la primissima vocazione è nata proprio a Trento. Quindi io quando vengo qua mi sento a casa, in più sensi. Bene, perché un libro? Potrei rispondere con una battuta, perché i giornalisti lavorano poco e quindi hanno il tempo per scrivere libri. Non è più così, e ormai è un pregiudizio, perché se un tempo forse qualcuno poteva permettersi di fare qualcos'altro mentre faceva il giornalista, sicuramente le ultime generazioni non ce l'hanno più, perché le redazioni si sono così ridotte all'osso che ne sa qualcosa immagino Diego, che tutti quanti hanno da fare ben più di quello che è l'orario stabilito dai contratti e dal contratto nazionale. Quindi sgomberiamo subito il campo dalla vecchia battuta che diceva ma fai lavori o fai giornalista? Era la vecchia battuta, no, che si raccontava quando io ero ancora giovane e che girava. Adesso sento che non la fanno più, non la fanno più. Perché questo libro? È vero, avevo delle cose da dire, perché? Perché stiamo attraversando un'epoca straordinaria, sto parlando ovviamente del mondo dell'informazione, un'epoca di grandiosi mutamenti. Qui vedete una macchina da scrivere della Olivetti. Io ricordo di aver fatto l'esame da professionista, quando l'ho fatto a Roma, non ho usato quella macchina lì, ma ho usato un Olivetti lettera 22, un po' più leggera, perché portarsela da Venezia sarebbe stato pesantino, ma ho fatto l'esame con una macchina da scrivere. Ora, ed è l'inizio del libro, un quotidiano importante come il Guardian si è permesso il lusso di fare un esperimento, di scrivere non un articolo, ma un editoriale attraverso un'intelligenza artificiale, un robot. Quindi nel giro di non troppi anni, nel giro di una trentina d'anni, siamo passati dall'archeologia industriale rappresentato da quella macchina al fatto che un giornale, un articolo, può essere scritto non più da una mano umana, ma può essere scritto da un robot. Quello del Guardian di 2 anni fa è stato un esperimento così, se vogliamo, anche per far sorridere i propri lettori, ma l'editoriale è stata la composizione di 5 testi fatti da un software, rivisti e incollati assieme però da dei redattori del giornale. Questo per dire quanto in pochi anni sia cambiata la nostra professione, e il futuro è già il presente. Non dico gli editoriali, ma oramai, per esempio, le notizie che l'ANSA dà quotidianamente rispetto alle pandemie, quelli che noi troviamo nei TG quotidianamente, l'ANSA li dà anch'essa quotidianamente, ma quelle tabelle col commento non sono fatte da mente umana, ma sono fatte
Questo per dire in che tipo di, come dire, definirei quasi, stiamo vivendo in una lavatrice che sta cambiando, ci sta agitando davvero un po' tutti, e quella che era la professione solo 10, 20, 30 anni fa, oggi è quasi un'altra professione. Allora, uno dei motivi per i quali sono stato spinto a scrivere un libro era proprio per cercare di fissare almeno alcuni elementi, perché non è vero che 30 anni fa rispetto a 60 anni fa ci fossero state delle rivoluzioni così grandi. È proprio questa fase che è, come dire, decisiva, ed è una fase che non ha precedenti, almeno nella storia dell'informazione e da quando perlomeno è stata concettualizzata l'idea di notizia. Perché stiamo vivendo un'epoca straordinaria? Perché, forse poteva essere una domanda che mi avresti posto dopo, ma posso anche anticiparla, per un dato fondamentale, che è questo. Noi abbiamo sempre parlato dei media, no? Il mondo dell'informazione è il mondo dei media, plurale di medium, cioè uno strumento che collega qualcuno che produce l'informazione e qualcun altro che invece la consuma. Ebbene, per la prima volta nella storia dell'informazione, dell'uomo, per la prima volta, teoricamente il medium, i media, possono anche non esserci più. Perché? Perché basta quell'oggettino che tutti noi abbiamo in tasca, che si chiama smartphone, o un tablet, o qualche altro device, per usare un altro termine inglese, che da consumatori di notizie possiamo diventare produttori di notizie. E i mass mediologi parlano di disintermediazione, un termine bruttissimo perché è tanto troppo lungo, in un articolo verrebbe subito cassato perché ti occupa una riga, però significa qualcosa. Disintermediare significa fare a meno di un intermediario. Nel momento in cui io, che ne so, esco di qua, vedo due automobili che si scontrano, che si tamponano e magari ci scappa pure un ferito grave, col mio smartphone, perché sono capitato nel momento giusto, nel posto giusto, a volte capiti anche nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, fotografo e scrivo due righe e posto, mettiamo su Facebook. Benissimo, quella è una notizia. Da consumatore sono diventato un produttore di informazioni, senza il bisogno di nessun altro. Cioè l'ho fatto io, che magari non sono un giornalista, che faccio tutt'altro mestiere, o che non faccio nessun mestiere, sono studente. L'importante è questo scatto che davvero determina un prima e un dopo nell'era dell'informazione. I giornali, i telegiornali, i siti internet, quindi le fabbriche dell'informazione, teoricamente non sono più necessarie per produrre informazioni. Questa è la grandissima rivoluzione nella quale noi stiamo vivendo, e forse non ce ne rendiamo conto, come spesso capita, no? Qualcuno potrebbe dire, beh, allora non serve più fare il giornalista, e non servono più neanche i giornali. In parte questa cosa viene, come dire, dimostrata dal fatto che, per esempio, in edicola dai 50 anni in giù non ci entra quasi più nessuno. Non so se avete fatto caso, provate a entrare in edicola, se voi la frequentate ancora, spero, dato che anch'io lavoro in un giornale che produce, anche in un giornale di carta, che ormai ha compiuto 90 anni, quindi 5 anni dopo Vita Trentina, siamo i fratelli minori di Vita Trentina, la famiglia cristiana ha 90 anni di vita, è nata nel Natale del 1931.
Bene, se voi ancora entrate in edicola avrete notato che sarà davvero ben difficile che abbiate incontrato dei giovani ventenni che acquistavano un giornale di carta. Gli unici giornali di carta che entrano nelle famiglie italiane vengono presi da chi ha la mia età oppure dai miei genitori, ma difficilmente da chi ha 30 anni, 40 anni. Perché questo? E qui questa è la seconda grande rivoluzione, che è la rivoluzione digitale, perché le informazioni non te le devi più cercare andando in edicola o accendendo la TV, ma basta accendere semplicemente il proprio smartphone e accendendolo ti vengono incontro. Questo è l'altro elemento decisivo. Fino a ieri l'altro c'era una rarefazione di informazioni, da alcuni anni a questa parte siamo sommersi dalle informazioni. Le informazioni ci vengono incontro, ci travolgono. Io vi leggo solo tre, quattro numeri per farvi capire che cosa è questo oceano informativo nel quale noi viviamo, nuotiamo, e che non era per niente la situazione dei, per esempio, dei nostri padri o dei nostri nonni o dei nostri trisavoli. In un minuto su Facebook appaiono 3,3 milioni di nuovi post e vengono caricate 208.000 foto. Su Twitter compaiono 347.000 tweet. Su Instagram, sempre in un minuto, vengono postate 66.000 fotografie. Su YouTube vengono visti 4,5 milioni di video. E nel 2019 in rete sono stati scambiati 187.000 milioni di mail, 38 milioni di WhatsApp e 18 milioni di SMS. E stiamo parlando del 2019. Negli ultimi tre anni è stato creato quasi il 90% dei dati disponibili a oggi, negli ultimi tre anni. Infine, ogni giorno vengono generati circa 3 quintilioni di byte, che è una cifra che si scrive con 18 zeri. Ora voi mi direte, non tutto questo è informazione, vero? Molto spesso è comunicazione a un familiare, a un amico, però dentro a questi contenuti, a questa massa di contenuti, ci sono anche le notizie, che sono diventate evidentemente una, dicono sempre i mass mediologi, una commodity, cioè qualcosa che non ha neanche più prezzo, non ha neanche più valore, da tanto comune è. E questo è un altro problema molto serio, che solo accenno. Se mi arriva l'informazione gratis, per la prima volta nella storia dell'informazione, perché i quotidiani nell'Ottocento costavano, ha voglia che costassero, poi il costo è diminuito. Da pochi anni a questa parte noi abbiamo informazioni gratis. Neanche la TV ce le dava gratis, perché dobbiamo pagare il canone, per esempio, oppure dobbiamo pagare il tempo che perdiamo per vedere gli spot pubblicitari nella TV commerciale e anche nella TV di Stato. Quindi quello è il costo che noi paghiamo. Ma l'informazione gratuita, tout court, non l'avevamo ancora avuta. C'è un piccolo problemino, che se io non pago l'informazione, quelle notizie che io leggo non le pago, ma quelle notizie hanno un costo. Cioè, dietro a una notizia, a un filmato, a un'intervista, a un'inchiesta, c'è il lavoro di uno, due, una redazione intera che ha speso tempo, che ha speso denaro per poter confezionare quella notizia, che poi gira gratuitamente nei nostri cellulari. È un'economia che non sta in piedi, evidentemente. Ma questo lo mettiamo da parte, però se volete lo possiamo anche riprendere. Chiudo la risposta, perché sennò non può
Diego ha tante altre curiosità e quindi lo lascio alla prossima domanda. Il motivo quindi di questo libro è: viviamo in una fase eccezionale, unica nella storia dell'informazione, che ci ha trasformato la vita, ci sta cambiando la vita, ma ce l'ha già cambiata, in meglio, in peggio, questo lo lascio a voi decidere, nella quale, in questa fase, nella rivoluzione digitale, anche l'informazione, quindi anche il giornalismo, evidentemente dovrà e sta già cambiando collocazione. La domanda successiva potrebbe essere: ma serve ancora il giornalismo, visto che comunque vengo informato in un altro modo? La tesi che sostengo, ovviamente, facendo questo mestiere, è che sì, ancora una volta il giornalismo serve e servirà, forse servirà un altro tipo di giornalismo, magari, che è già nato e che sarà ancora più necessario perché, ultima proprio postilla, in questo acquario in cui viviamo pieno di notizie, di informazioni, galleggiano oppure stanno in profondità tantissima disinformazione. Le fake news sono all'ordine del giorno, i fatti manipolati sono all'ordine del giorno e, attenzione, sempre meno distinguibili dalle notizie vere. Quindi, già qui vi lascio intravedere quale potrebbe essere, qual è il compito del giornalismo di oggi e del futuro, cioè quello di dire una parola di verità, una parola qualitativamente più alta e che ci dia la possibilità di avere un po' più di fiducia nell'informazione che non tutto quello che, per esempio, nel mondo dei social noi troviamo di giorno in giorno. Grazie Alberto, molto esauriente questa tua carrellata. Nel libro, nel primo capitolo, in modo così aggiornato, affronta anche quelli che nella letteratura classica vengono ritenuti i criteri di notiziabilità, che però Alberto appunto ha aggiornato, e anche rispetto alla classica distinzione tra le fonti della notizia, il libro contiene nuovi elementi anche che emergono dalla produzione scientifica. E rispetto a questo sguardo al futuro, che poi è quello che ci preme maggiormente, ti chiedevo se puoi introdurci in questa prospettiva del slow journalism, perché mi sembra che vada a incidere su forse un aspetto che non è ancora citato, ma che emerge da quello che hai già descritto, quello che tu chiami l'istantismo. Cioè questa eterna lotta contro il tempo per arrivare prima, che sempre attanaglia i giornalisti anche delle generazioni più lontane, ma che adesso ha assunto proporzioni, come dicevi, straordinarie, forse inedite. Quindi posso anche essere un po' meno preciso sul dare la notizia, ma devo darla per primo. Abbiamo un esempio classico dalla giornata di ieri, con le elezioni del Presidente della Repubblica, in cui a fare notizia è quel messaggio che da un'agenzia più o meno autorevole viene dato ai commentatori rispetto ad una frase o all'altra frase pronunciata, ma dare ad arte, da un leader politico all'uscita o all'entrata dal palazzo. Ecco, quindi rispetto a questo istantismo, che ha un riflesso non solo in chi deve correre per dare notizie, arrivare prima a scapito della precisione, ma ha un riflesso anche su chi le riceve, perché noi stessi siamo come recettori, siamo portati a voler arrivare prima anche nella comunicazione interpersonale, quindi a vedere per primo il messaggio su WhatsApp, per primo il post giusto. Ecco, che rispetto a questi riflessi tu proponi, credi ancora in un giornalismo lento? Ci puoi spiegare che cos'è? Perché già esiste, no? Ci
più che credere, penso che abbia un ruolo, che possa avere un ruolo importante. Il distantismo che cos'è? È la degenerazione di un fatto positivo, cioè di un fatto che, del fatto che noi riusciamo ad avere le informazioni, dette con un'espressione orrenda che non ha senso, in tempo reale, no? Appena accade qualcosa, un evento, c'è qualcuno che si prende la briga di raccontarcelo. Una volta passavano ore, passavano giorni, o addirittura nemmeno quel fatto sarebbe mai arrivato a diventare notizia, perché non c'era nessuno che ce lo raccontasse. L'istantismo è quello che accade quando un flusso enorme di informazioni, appunto, come si dice in tempo reale, ci pervade, e che, come dice giustamente Umberto Eco, non ci informa di più, ci informa di meno, perché fanno rumore. Perché? Perché tutto quello che noi possiamo seguire, voi pensate soltanto, esistono dei canali dedicati solo all'informazione, no? Da Sky alla Rai, esistono canali in cui H24 si ripetono con un tamburino anche di notizie che scorre continuamente sotto nella parte bassa dello schermo, si susseguono trasmissioni TG con trasmissioni di approfondimento comunque sempre informativo. Bene, ma se uno seguisse H24 non lavorerebbe più, non farebbe più nulla nella vita. Cioè quel suo come dire, essere informato continuamente, a parte il fatto che il TG delle 9 rispetto che al TG delle 8 quasi sicuramente non aggiorna nulla o quasi nulla delle notizie già lette nel TG precedente, ma non avrebbe nessun senso per la vita di ciascuno di noi se noi stessimo sempre davanti a un video. È un paradosso, ma per farvi capire che davvero poi noi trasformiamo la nostra attenzione all'informazione in un vizio, ed è possibile che questo accada, ed è il rischio a cui alludeva Umberto Eco saggiamente. Cioè, vi faccio un esempio: scoppia un terremoto in un paese europeo, no? Bene, dopo la notizia del sisma con un determinato valore di potenza e quindi con una capacità di distruzione più o meno alta, non ha nessun senso star lì ogni mezz'ora o ogni ora, seguire il numero e vedere il numero delle vittime o della distruzione. Magari ritorno alla sera, se il terremoto non è capitato ovviamente vicino a casa nostra, che allora ci preoccupa molto, ma a quel punto lo abbiamo sentito anche noi, non ha nessun senso seguire minuto per minuto quello che le agenzie di stampa i corrispondenti ci danno, anche perché lo sappiamo, i primi numeri sono sempre numeri sbagliati. Cioè il numero per esempio dei morti dopo un'ora di un sisma sono sempre estremamente bassi rispetto a quello che sarà il numero definitivo che verrà dato probabilmente 2, 3, 4 giorni dopo. Quindi che senso ha seguire per esempio un sisma, un terremoto in questo modo così ossessivo, se non abbiamo nessuno che ne so, un amico che abita in quella città, in quell'area? Questo per farvi capire che l'informazione in tempo reale ci può interessare, ma solo in alcune occasioni. Dopodiché è davvero una perdita di tempo e diventa addirittura un disinformarsi rispetto magari a qualcos'altro. Allora, l'istantismo è questo, è un mondo informativo, passatemi sempre la metafora dell'acquario, in cui
Gli unici pesci sono queste notizie che scadono molto prima dello yogurt, ma molto prima dello yogurt, che sono appunto istantanee, che non colgono l'importanza di un evento, colgono per esempio la curiosità. I social sono bravissimi in questo, nel propinarci dei fatti, delle immagini, delle storie che non sono per niente importanti, ma sono curiose. Pensate a tutte quelle notizie che hanno a che fare con gli animali. Noi stessi siamo grandi produttori di informazioni sugli animali. Chi di noi non ha mai scattato una foto al gatto che abbiamo in casa o al cane e l'ha postato, su Facebook, su Instagram? Quante informazioni sul coccodrillo che ha divorato il povero animale di passaggio, piuttosto che ha attraversato l'autostrada? Sicuramente una notizia curiosa, ma che non cambia assolutamente di nulla la nostra vita. Magari era un filmato in un paese asiatico. Bene, i social sono strapieni di informazioni del genere, che primo sono inutili, secondo sono istantanee, cioè non cambiano di nulla la nostra vita. Allora, se noi viviamo in questo flusso continuo di informazioni istantanee, ma di poco conto, questo flusso è un flusso che tutto sommato non ci serve, anzi ci fa semplicemente perdere del tempo. E allora io dico, meno turbo notizie, meno notizie che scadono prima dello yogurt, e invece magari cominciamo a nutrirci di notizie che abbiano qualche caloria in più, che possano durare un po' di più. Ed ecco qui lo slow journalism, no? Il giornalismo lento, che ovviamente non mi sono inventato io, è un movimento istituzionalizzato da un docente universitario amante del mondo dell'informazione, Peter Laufer, che coniò qualche anno fa questa definizione, slow journalism, e addirittura ne compilò un decalogo molto interessante, perché c'era il decalogo per i giornalisti ma anche il decalogo per i lettori. E una di queste regole era non stare continuamente davanti a una TV o davanti a un cellulare, ma informarsi per poco tempo durante la giornata e per il resto fare qualcos'altro di più interessante. E questo è l'istantismo, che crea, ripeto, molti danni, perché mescola assieme alle notizie importanti notizie di poco conto. Lo spazio, e qui concludo la risposta, lo spazio che secondo me può avere il giornalismo è quello di arrivare sulla notizia del giorno prima il giorno dopo. Quindi arriverà sicuramente secondo, terzo, ultimo, però arriverà portando qualcosa che gli altri non ti hanno dato. Ed è così, questo è il meccanismo. Ripeto, prima facevo l'esempio del tamponamento fuori in strada. Se mi trovo in una stanza d'albergo, apro la finestra e casualmente vedo che la casa di fronte va a fuoco, posso scattare la foto e inserirla nei miei social e mandarla ai miei amici, ma nulla dico rispetto a quell'incendio. Cioè non ho dato una vera notizia. La vera notizia la darà il cronista che arriva lì, magari arriva dopo, le foto le metterà dopo, oppure userà la tua foto, però il racconto di quel fatto, che cosa l'ha causato, un attentato terroristico, un incendio, una fuga di gas, un parente che voleva che non amava molto la persona che abitava in quel luogo, cioè che ci spieghi quello che è avvenuto, cioè che dia le risposte alle domande fondamentali
che devi trovare all'interno di una notizia e che tutti conoscono, cioè chi ha fatto qualcosa, che cosa ha fatto, dove l'ha fatto, quando l'ha fatto e perché l'ha fatto. Aggiungiamo la sesta, come lo ha fatto. Se io non rispondo a queste sei domande, che è, come dire, la prima lezione in una qualsiasi scuola di giornalismo, non ho dato una notizia, ho scritto qualcos'altro. Ecco la differenza tra la mia foto di passante che casualmente si incappa in un incendio e una notizia ben data sullo stesso incendio. Grazie. Con questo esempio hai sottolineato anche il ruolo del comunicatore, insomma, nel dare forma, no? alla notizia. E quanto questo giornalismo lento si è già praticato, tu lo documenti nel libro, penso possiamo anche ricordare l'inserto del Corriere della Sera, Buone Notizie, che è stato premiato fra l'altro in un premio UXI recentemente. Penso anche a questa uscita recente di un settimanale dell'Internazionale che si chiama L'Essenziale, quindi l'idea che in una settimana ti do quello che per te potrebbe essere essenziale. Quindi così giriamo un po' anche verso il positivo, no? Perché non vorremmo sembrare essere negativi, catastrofici. Quindi l'altra prospettiva, molto brevemente, poi lascio la parola a Paola e anche ai colleghi qui presenti e al pubblico, l'altra tua prospettiva è il giornalismo di prossimità, cioè tu, pur essendo aperto, come ci ha insegnato anche la tua testata, a guardare al locale, credi molto, anche per una sopravvivenza del cartaceo, al giornalismo di prossimità. Come lo definiresti, molto sinteticamente? Che caratteristiche ha? Allora, anzitutto, proseguendo il ragionamento rispetto alle velocità diverse, no? Tu citavi Buone Notizie, ma esistono, solo per aggiungere, esistono per esempio dei siti di informazione che in una settimana, siti dico, non testate cartacee, che in una settimana danno 10 notizie, 12 notizie. Che ne so, ve ne cito uno che io utilizzo spesso perché su certe tematiche è molto preparato, si chiama Valigia Blu, se voi andate a www.valigiablu.it, Valigia Blu tocca solo 5-6 argomenti: la pandemia, il mondo dei migranti, l'economia, le scienze, e mi fermerei qui. Però su questi argomenti scrive dei pezzi, non tutti i giorni, ripeto, non tutti i giorni, però i colleghi giornalisti che li scrivono si prendono tutto il tempo, quello che vi dicevano, scrivono del fatto del giorno prima al giorno dopo, ma lo scrivono anche una settimana dopo, articoli lunghi dove ti viene premesso il tempo di lettura, 12 minuti, 15 minuti, addirittura 20 minuti, quasi un racconto breve, però puoi stare certo che su quel tema, quell'articolo che tu hai letto di 12 minuti ti dice tutte le cose che tu davvero volevi sapere su quel fatto sul quale tanti altri avevano scritto prima, ma magari in maniera molto più veloce, istantanea, ma senza cogliere l'essenza, soprattutto senza andare in profondità. Ecco, questo è l'idea di slow journalism che volevo un attimo riprendere. Buone notizie, lo cito, anche perché, lo dice la parola stessa, buone notizie, c'è il tentativo da parte, in questo caso del Corriere della Sera, di inserire tutta una serie di informazioni di, chiamiamola, cronaca bianca e non cronaca nera, di fatti edificanti e non distruttivi. Un terremoto è il classico fatto distruttivo per forza di cose, però ci sono tanti fatti edificanti, potrebbe essere il volontariato delle persone che accorrono e che aiutano le persone, le vittime, le persone colpite, no? Cioè le cosiddette buone notizie. Io sostengo che ci vorrebbe un giornale equilibrato, un giornale che sia di carta, che sia online, che sia equilibrato, dove ci siano sia le cattive notizie, che devono sempre esserci evidentemente, che ci saranno sempre, perché noi siamo più attratti
dal male, dalla morte, giustamente, perché abbiamo l'istinto di conservazione, quindi ci preoccupiamo, no? Quindi la cronaca nera sarà sempre la cronaca regina, ma accanto alla cronaca nera un giornale non può essere pieno solo di cronaca nera. Accanto, io lo so per certo perché lavoro in un giornale che lo fa appunto da 90 anni, ci sono tantissime storie bellissime da raccontare, interessantissime, invece di storie appunto edificanti che costruiscono una comunità, parlano di qualcosa di positivo. Poi è vero, i mass mediologi americani dicono bad news is good news, no? Le cattive notizie per noi sono buone notizie, con una certa con un certo velo di cinismo, ma in realtà non è cinismo, è dare al lettore quello che il lettore si aspetta, e lo dico sempre, ma lo dico anche in questo contesto, io temo una società che abbia giornali o telegiornali o siti in cui non ci sia più la cronaca nera, ci sono già queste società e voi sapete che sono le società totalitarie, dove non esiste più il male, non esistono più i fatti di cronaca nera, perché? Perché chi è al potere vuole trasmettere un'idea di una società in cui tutto è bello e tutto è positivo. Anche nella nostra storia abbiamo avuto un ventennio in cui la cronaca nera era scomparsa dai nostri giornali. E quindi ben venga la cronaca nera, poi deve essere scritta bene, evidentemente. E qua dobbiamo invece fare qualche mea culpa, questo è indiscutibile. Però attenzione, il giorno in cui noi non trovassimo più la cronaca nera nei nostri quotidiani, dico sempre, due sono i casi. Siamo diventati, non ce ne siamo accorti, un paese totalitario, vedi la Turchia per esempio, oppure siamo così, il male e la cronaca di delitti e di misfatti è così diventata così comune che non fa neanche più notizie. Ripetimi, scusami. Prossimità. Ecco, la prossimità, benissimo. Uno degli aspetti più importanti che può avere che può avere il giornalismo attuale e un ruolo decisivo anche nel riconquistare un po' la fiducia dei lettori, degli ascoltatori, è proprio quello di raccontare le cronache locali, che è uno dei fattori fondamentali della notizia. Più vicino mi accade qualcosa e più sono interessato. Uno dei valori notizia decisivi è la vicinanza, no? Bene, più racconto bene la vicinanza, più sarò un organo di informazione interessante e avrò anche un futuro, sia se sono un giornale cartaceo, ma anche no. Quindi avere per esempio una rete di corrispondenti che ti racconti bene il territorio, questo lo fanno benissimo per esempio i settimanali diocesani, che a volte si sostituiscono ai quotidiani locali, sono addirittura migliori dei quotidiani, sono il quotidiano in certe valli, no? In certe zone anche montane delle nostre Alpi o degli Appennini. Ci sono alcuni settimanali diocesani che fungono anche da quotidiani che escono una volta alla settimana, ma che danno informazioni di primissima mano e fatte bene, che neanche il quotidiano dà. Ecco, quindi lo spopolare le redazioni da parte degli editori, le redazioni dei giornali locali, è un atto insensato, è un tentare di magari fare dei tagli per risparmiare qualcosa, tagliando sui corrispondenti, sui giornalisti in redazione, che è devastante alla lunga. È davvero devastante, perché non hai più gli occhi, le orecchie, le finestre che guardano le realtà del posto. E io non so, ma anche voi ve ne sarete resi conto subito, quando diminuiscono le pagine di cronaca nei quotidiani locali, è come se
una parte della città diventasse nebulosa, non ci fosse più, cioè la tua città si spegne, letteralmente si spegne. E hanno studiato negli Stati Uniti, questo è interessante visto che stiamo parlando di elezioni, che nelle città in cui ci sono più quotidiani, che ricordo che Trento è, come dire, è un caso di una importante città, un capoluogo, che aveva due quotidiani, adesso mi pare ne abbia uno solo, giusto? Correggimi se sbaglio. Erano tre, sono due. Ecco, vabbè, erano tre, adesso sono anche due. Se forse ritorneranno tre, mi pare. Ecco, speriamo che ne tornino tre. Comunque è stato studiato negli Stati Uniti che nelle città in cui ci sono più quotidiani locali si vota di più, c'è maggior partecipazione democratica al voto. È interessante questo, eh? Significa che l'informare anche localmente educa a una partecipazione civile e democratica maggiore. È davvero interessante questa cosa, questo fatto. Lo leggevo tempo fa, immagino che la dinamica che accade negli Stati Uniti possa assolutamente essere simile anche in un paese europeo e in Italia. Quindi il locale non morirà mai. Attenzione, qualche editore sprovveduto e purtroppo poco avveduto, sta tagliando tantissimo, se non addirittura chiudendo i battenti, senza pensare che invece proprio potenziando quei settori potrai avere una vita futura. Battendo la concorrenza sul numero e sulla qualità di informazioni. Grazie Alberto. Paola? Dunque, no, a me è incuriosito il capitolo intitolato Le Fake News, intitolato Altre bufale e altre bestie, sì. Dove conti come le fake news sono sempre esistite nella storia, ai tempi della guerra del Peloponneso. Però i social hanno moltiplicato le fake news perché i soggetti che possono diffondere le bufale non arrivano solo dall'alto ma arrivano anche dal basso. Quindi ti chiedevo se ci parli un po' di questo e anche così, seguendo un po' i social, dove in questo periodo soprattutto c'è una marea anche di fake news, come però la gente si sia sempre portata a dare credito a notizie palesemente prive di logica e magari diffuse da personaggi anche improbabili, senza nessuna competenza. Se tu hai capito qual è il meccanismo psicologico anche che sta dietro questo e se c'entra anche il livello culturale delle persone, perché non sempre mi sembra così. Cosa ne pensavi? Allora, intanto sgomberiamo il campo dal fatto che si creda alle fake news soltanto perché non si sono fatte le scuole, le cosiddette scuole alte, come si diceva quando ero ragazzino. Ci cadono tutti, dagli analfabeti ai laureati e specializzati a Oxford, perché sono fatte così bene le fake news oggi, che sono più verosimili che un fatto vero. Perché? Perché esistono dei professionisti delle fake news che fanno sì che riescono a comporre, a confezionare la notizia con gli ingredienti giusti per farti vacillare e poi per convincerti che quello è un fatto vero e invece non è, magari non lo è. Quindi la prima differenza rispetto a ieri è questa, che oggi ci sono dei professionisti delle fake news che si dividono in due grandi categorie: i professionisti che lo fanno per soldi, perché proprio per il principio di chi arriva prima e dà un certo tipo di informazione in tempi rapidissimi vince e quindi ci guadagna con i click. Quando tu fai un click acquisisci una piccolissima entità di denaro, piccola, ma se tu ne fai milioni quella entità la moltiplichi e fai delle vere e proprie fortune
anche ragazzini, perché ovviamente sono più bravi di noi, vecchi boomer, boomers, anche ragazzini di 14 anni, di 16 anni si sono divertiti a fare questo e ci hanno guadagnato alla grande. Mi ricordo che tanto per farvi un esempio, il sito di TripAdvisor, che tutti conoscono perché tutti noi andiamo a vedere i commenti, i giudizi, le stelline di TripAdvisor sull'albergo oppure sul ristorante, la pizzeria che frequentiamo. Bene, un giovanotto inglese era riuscito a ingannare TripAdvisor inventandosi totalmente un locale che era casa sua, e un albergo, trasformandolo in ristorante, e ingannando TripAdvisor per mesi e mesi su appunto un locale che in realtà non esisteva, era una trattoria che in realtà non esisteva, non aveva mai prodotto nulla, quindi una fake news clamorosa che aveva davvero ingannato migliaia e migliaia di utenti. Bene, quindi la differenza da ieri a oggi è che esiste un livello più alto di qualitativo delle fake news. Ah, mi sono dimenticato, questo era il primo settore, no? Quello che di chi ci guadagna proprio il denaro, fa denaro rapidamente. Dopodiché i cosiddetti debunkers, cioè quelli che individuano la fake news e praticamente la segnalano e ammazzano la fake news, che ci sono, sono bravissimi, fanno proprio di questo di profettare, ci sono i cosiddetti debunker, che sono quelli che fanno di mestiere questa cosa, cioè individuare le fake news, ma il male, il danno è già stato fatto. È stato fatto, bastano anche pochi giorni, intanto, ripeto, ci si può arricchire in pochissimi giorni, e la notizia intanto è circolata tantissimo, e la smentita circola sempre meno della notizia. Questo comunque è il primo grande settore, coloro che inseriscono fake news nella rete per fare soldi. Ma quella forse più pericolosa, perché a volte sono semplici ragazzate, no, queste. Quella più pericolosa invece di chi lo fa per motivi di potere, per motivi politici. Chi inventa, voi sapete, esistono tantissimi strumenti per inventare delle identità assolutamente fittizie, che per esempio cominciano a insultare o a inserire notizie del tutto inventate, negative, nei confronti per esempio di un personaggio politico che è contrario alla tua parte. Qui nessuno ci guadagna dal punto di vista economico, sì, forse ci guadagna quello che ha messo in piedi la macchina del fango, perché viene pagato ovviamente da qualcuno, però in realtà il danno, il guadagno è un guadagno politico, e il danno è un danno politico. Pensate soltanto alla campagna di discredito che ha avuto Hillary Clinton nel 2016, quando si è candidata assieme a Trump alle elezioni, che le è costata la vittoria alla salita alla Casa Bianca. E lì, in quel caso, Trump mise in moto una macchina da guerra terribile, che riuscì a screditare la Hillary Clinton, che era data favorita, a tal punto da farla perdere. Questo è soltanto un caso, ma un altro caso clamoroso, capitato più o meno negli stessi giorni, nello stesso anno, nel 2016, è stato quello della Brexit, del referendum in Inghilterra della Brexit, perché una serie di fake news martellanti, fatte partire dai sostenitori della
della Brexit avrebbero convinto a tal punto i votanti da far vincere appunto la Brexit stessa. Erano, ve ne dico una sola, quella che ci sarebbero stati molti meno, un afflusso molto minore di migranti in Inghilterra rispetto a quelli che c'erano nel momento appunto del referendum, e che il sistema sanitario inglese avrebbe ricavato un vantaggio economico straordinario che avrebbe permesso costi molto più costi minori ai cittadini e coloro che dovevano avvicinarsi al sistema sanitario stesso. Vere e proprie balle, bufale, chiamiamole come vogliamo, che hanno determinato un esito piuttosto che un altro. A tal punto che il 2016 il Collins, uno dei vocabolari più dei dizionari più famosi nel mondo, ha coniato un neologismo che è quello della post-truth, cioè della post-verità. Dal 2016 viviamo nell'epoca della post-verità. In realtà non è così, perché non, prima non è che vivessimo nell'epoca della verità, magari. Abbiamo, ricordava giustamente Paola, che gli ateniesi durante la guerra del Peloponneso avevano fatto girare la notizia che la peste in Atene era stata scatenata dall'avvelenamento dei pozzi vicino ad Atene, cosa che, da parte degli spartani ovviamente, cosa che era una vera e propria fake news, segnalata poi da Tucidide nella guerra del Peloponneso, per dire che appunto le fake news sono sempre esistite e possono essere create giustamente molto di più dal basso e non più soltanto da chi ha potere, da quando esistono i social, diciamo, però quelle più pericolose comunque nascono sempre dall'alto e non dal basso. Questo è. E la difficoltà, mi pare che ci fosse anche questa parte della domanda, la difficoltà nel capire se quella notizia è vera o è falsa, è reale. Anche noi addetti ai lavori spesso ci cadiamo. Qui esistono dei piccoli trucchetti che potremmo acquisire e che sono, per esempio, uno banale, quello di verificare quello che avete letto da una parte, se poi lo trovate da qualche altra fonte, vedere qual è la fonte. Prima appunto tu dicevi, ma una cosa è una fonte storica accreditata, un'altra cosa è la chat di mio cugino, cioè con tutto il rispetto che ho nei confronti di mio cugino, però non è la stessa cosa. Quindi la verifica della fonte da dove vengono queste informazioni, se per esempio trovate che quella notizia particolare viene data solo da uno e viene ripetuta da altri tale e quale, cioè ricopiata, farei attenzione, trattasi quasi sempre di fake news, ecco, tanto per dirne uno. Grazie Alberto, abbiamo forse ancora un po' di tempo per qualche domanda del pubblico, qualche curiosità, prego. Prego, Maurizio e poi... Vai tu Maurizio. Sì. A me è venuto in mente perché studiando lettere capita spesso che leggo magari recensioni di libri su un quotidiano, su un giornale, insomma, che si occupa di informazione a tutto tondo, penso sempre, ma forse ogni tanto non sono proprio recensioni come le avrei fatte io, che magari sono più abituato alla metodologia della critica letteraria, cose del genere.
e quello invece mi sembra un buon modo per contrastare quello che mi sembra fanno anche tanti quotidiani, diciamo, famosi, che danno sempre notizie superficiali. Quindi mi chiedevo, ha ancora senso parlare di giornalista e basta, oppure semplicemente il ruolo del giornalista dovrebbe essere accollato a uno specialista? Grazie. O il giornalista è uno specialista, magari. Capito, grazie. Prego, ne prendiamo un'altra. Non mi ricordo il nome. Michele, se c'è Maurizio. Vogliamo anche una seconda. Sì, è una riflessione amara, c'è un disagio che vuole condividere con voi, sono professionista da 9 anni. E quello che mi spaventa di più non sono quello che i giornali non dicono, ma quello che i giornali dicono. Faccio un esempio di contemporaneità, la vicenda pandemia. Io sono veramente spaventato di come i giornalisti abbiano inconsapevolmente, non lo so, partecipato a questa divisione profondissima della società, a creare questo solco tra, chiamiamo, i presunti buoni, vuol dire che pensano al prossimo, e invece, premetto anche una cosa, per evitare subito. Non sono un novato. Esatto, oltre alle vaccinazioni. Mi scoccia un po' dirlo, però purtroppo è una percezione che va fatta. Perché dico questo? Perché mi sono venuto quella stampa proprio dell'informazione, il mainstream, quelli che sono i giornali anche che citava prima, cioè quelli che hanno autorevolezza e che dovrebbero avere responsabilità di dire quello che pubblicano, hanno perso secondo me la bussola. Non so se ci avete mai fatto caso, ma giornalisti è un anagramma di signorinità. Credo che in questo momento sia la qualità che meno caratterizza la nostra categoria. Un esempio, voglio farne più di uno, ma a questo punto mi limito ad un esempio. Giornale locale, campagna vaccinale, notizia sull'Adige, possiamo dire perché tanto insomma c'è l'unico giornale, se poi quelli alla sera insomma un'edizione molto ridotta. Allora, si dice che sono stati 2000 Novax che si sono vaccinati per la prima volta, si afferma sia nella titolazione della prima pagina che nell'articolo, che è stato fatto perché si sono convinti a proteggere se stessi e a proteggere gli altri. Allora, giornalisticamente parlando, se io affermo questo vuol dire che ho parlato con queste 2000 persone che mi hanno detto qual è la motivazione della loro decisione. Ma quanti di questi l'hanno fatto perché costretti dalla paura di perdere il lavoro, perché c'è di ballo in ballo anche questo? Quindi questo come non è giornalismo, questo è narrazione. Questo come dire è raccontare i fatti romanzandoli. Se tu mi dici che queste 2000 persone hanno fatto quella scelta per quel motivo, o lo sai, o l'hai verificato, oppure te lo stai inventando. E questa notizia qua, purtroppo, come dire, alimenta questa suddivisione tra chi appunto non fa le cose per proteggere gli altri e chi invece continua a rimanere in questo suo limbo di egoismo che porta solo e soltanto male alla società. Io lo sto vivendo con grande sofferenza questa situazione, perché credo che la categoria nostra dovrebbe dire i fatti, raccontare i fatti. Ci sono state 2000 prime vaccinazioni, perfetto, questa era la il fatto del perché la motivazione, se non l'hai verificata, non è vero. Grazie, prendiamo un'altra domanda. In realtà non c'è una domanda, non è una domanda. Sì, uno spunto. Certo. Una terza, dopo magari posso rispondere. Prego, certo. Daniele. Io sono un giornalista anch'io e volevo chiedere che cosa ne pensa appunto il collega Alberto del fatto che in quell'acquario, in quell'oceano, ci sono pesci che hanno un codice deontologico come i giornalisti e tanti altri pesci, squali di varie dimensioni, che invece non ce l'hanno. Credo che questo faccia la grande differenza stando tutti nello stesso ambiente. E questo fa sì che poi anche i giornalisti che hanno un codice deontologico da rispettare magari giochino un po' più sporco sulla titolazione. Mi viene in mente proprio riferendomi alla pandemia,
la linfodemia, che spesso anche i giornali principali, seri, giocano un po' sul linguaggio, no? È molto diverso in un titolo dire quasi 1000 contagi anche a Mestre, o dire meno di 1000 contagi, no? Meno di 1000 contagi è molto più assicurante, dire quasi 1000 contagi genera quell'allarmismo che ha fatto dire nelle scorse settimane che forse era meglio dare un record settimanale invece di giornaliero, no? Oppure dire record di contagi dal 12 settembre, ma chi mi ha detto di prendere riferimento al 12 settembre? Domani dirò record di contagi dal 16 ottobre. Ecco. Però il discrimine e la deontologia, traducibile in quel senso di responsabilità che aveva citato anche Giustino Basso prima, però pare che manchino le sanzioni per punire i comportamenti non corretti. Insomma, ci sono dei professionisti dell'informazione ai quali vengono dati degli strumenti, ma anche delle leggi. E siamo qui dopo 25 anni insomma, di web e 15 di social, in cui invece non si è regolamentato, perché sanzioni non le vediamo. Ecco. Qual è il suo pensiero? Rispondo a queste tre domande, perché dopo sennò il mio Alzheimer conclamato mi fa dimenticare le domande se sono troppe. Allora rispondo a Michele, il specialista, cioè il dualismo tra specialista e giornalista, che in realtà è sempre esistito. La differenza oggi la fanno appunto i social. Perché? Perché se io leggevo 40 anni fa un articolo che consideravo fatto male e in maniera così poco professionale, perché ero un esperto di materia, mettiamo che ne so, sono un medico e leggo qualcosa di medicina che non sta né in cielo né in terra, al massimo cosa potevo fare 40 anni fa? Potevo prendere la carta, scrivere una letterina e mandarla al direttore e sperare che in qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, ne fosse pubblicata una parte o tutta, e sperare che la cosa andasse bene, ed era pubblicata comunque al massimo nelle pagine interne se criticavano, con una risposta sempre data dal giornalista che aveva confezionato quella notizia. Basta, lì finiva. Adesso invece, adesso se tu dici, spari una notizia, che ne so, di medicina che non sta né in cielo né in terra, i social ti distruggono. Ed è anche giusto. Perché? Perché ci sono dei soggetti che si chiamano influencer, voi sapete cosa sono e chi sono, che hanno molti più followers di tu giornalista che hai pubblicato quella cosa, e che quindi se la scrivi male sei rovinato. Quindi attenzione, oggi, ma questo non vuol dire che come dire, non serva più il lavoro giornalistico, vuol dire che abbiamo dei lettori attenti e che hanno voce, che hanno finalmente la voce per intervenire, ovviamente se sono competenti. Dopo ci sono anche reazioni che sono assolutamente scomposte, assurde o addirittura violente, ma lì quello è un altro settore. Ma quello che volevo dire è questo, che gli esperti adesso si sentono, hanno la voce, quindi cosa deve fare il giornalista? Evidentemente il giornalista non è un tuttologo. Ognuno di noi ormai nelle redazioni, o meglio da sempre, adesso purtroppo è costretto a fare più cose, però ha un suo, cioè, se uno scrive di economia, un minimo di regole di studi economici deve avere fatti, se uno scrive di scienze un minimo di formazione scientifica deve averla fatta. Se uno fa recensioni, un minimo di letteratura e insomma sapere la differenza tra il romanticismo e il neorealismo forse dovrebbe saperlo, no? Bene, quindi la specializzazione c'è sempre. Quello che si deve fare forse in più oggi è essere ancora più attenti, più precisi, e quindi consultare le fonti che sono quelle degli specialisti, perché tu non lo sei un vero e proprio specialista, a meno che
per esempio nelle pagine culturali le recensioni non le faccia un romanziere, oppure le recensioni cinematografiche non le faccia uno che fa cinema, che vive nel settore cinematografico, e questo avviene ogni tanto, ci sono penne, collaborazioni illustri, no? da parte di film, però la cronaca, voglio dire, chi è lo specialista della cronaca? Lo specialista della cronaca è solo il giornalista, che deve costruirsi la sua formazione, deve sapere quali sono le fonti della cronaca nera. Cioè io quando facevo la nera all'ANSA, prima si è citata, sapevo che dovevo fare un giro di telefonate alla mattina, dovevo sentire i pompieri, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e il pronto soccorso del principale ospedale della mia città. Loro mi dicevano delle cose e scrivevo il mio pezzo su quello che era capitato la notte precedente o fino alla mattina, insomma, quando facevo il cosiddetto giro di nera. E magari le prime volte prendevi delle cantonate, non capivi bene le parole o non conoscevi il linguaggio tecnico, ma con l'andare del tempo poi ti affinavi e diventavi più bravo dei carabinieri che ti leggevano il verbale, no? Bene, quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno degli specialisti, ma abbiamo bisogno di specialisti, pur non essendo degli specialisti in primis, ma l'importante è avvalersi degli specialisti e citarli anche. Non far pensare al lettore che è una cosa tua. Cita le tue fonti. È un esempio di autorevolezza. Più brava è la tua fonte, più accreditata è la tua fonte, più accreditato è quell'articolo. E quindi citarlo. E quindi attenzione. Chiaro, non si può essere tuttologi, la regola deontologica è quella di avere sempre fonti autorevoli, è questa la tua specializzazione, e sapere da chi andare. Seconda domanda, anzi non era una domanda, era del collega Maurizio. Dato imparato che signorilità è sinonimo di giornalista, no, giornalisti, di no. Giornalisti è interessante, me la rigioco volentieri, grazie. È vero, abbiamo rischiato di, e rischiamo tuttora di creare due fazioni sempre tra loro sempre più armate, che invece di far dialogare le facciamo combattere l'una contro l'altra. Devo dire che siamo, come dire, ben in buona in cattiva compagnia, perché questa cosa sia il mondo politico sia anche lo stesso mondo scientifico ci ha, come dire, trascinato e ci ha condizionato. Io farei intervenire francamente, invece che 2500 virologi, pochi e anche qui accreditate figure. Io tante volte non sono un esperto, ma mi dicono che l'epidemiologo che l'ultimo arrivato che interviene, ma che magari lavora da 5 anni sul tema, non ha la stessa competenza che può avere quello che ha vinto il Nobel sullo stesso tema, o che comunque il fondatore del centro. Ecco, su questo devo dire che noi siamo attirati anche da e cadiamo in trabocchetti non da poco. Dopodiché convengo con te sul fatto che verifichiamo poco, è assolutamente vero. Se usare le scarpe, uscire e andare a sentire la gente, sempre che non ti meni, perché adesso siamo arrivati anche al punto che i giornalisti vengono minacciati, ma andare sul posto e sentire e intervistare la gente, tornare a intervistare la gente. Adesso i giornalisti stanno chiusi nelle redazioni perché sono oberati, non escono più, stanno al desk e pensano di trovare tutto il mondo dentro
dentro il computer. Non è così, non è così, e si mandano gli ultimi dei collaboratori, si mandano per strada. E a volte l'ultimo dei collaboratori è inesperto, è come affidare a uno che non è mai fatto giudiziaria a mandarlo in tribunale. È un suicidio informativo mandare un giovane praticante, anzi neanche praticante, un collaboratore dentro un tribunale e raccontare i fatti di giudiziari in un giornale locale. Eppure tanti giornali fanno così oggi. Quindi convengo con te, come convengo anche con Daniele, il tema del codice deontologico. È vero, noi partiamo assolutamente svantaggiati. Noi abbiamo delle regole deontologiche severissime. Faccio solo due esempi. L'informazione sui minori. Noi abbiamo una carta di Treviso che è stata rivista proprio e risiglata pochi mesi fa, bellissima, che secondo me tutela la carta di Treviso, peraltro è vicino a casa mia, quindi mi vanto che sia stata scritta da colleghi che erano lì presenti, che conosco anche. La carta di Treviso tutela il minore tanto quanto tutela la libertà di stampa, ed è forse l'ambito dell'informazione nel quale la libertà di stampa viene più circoscritta, giustamente, perché sul piatto il diritto a una crescita armonica e non traumatica di un minore è più importante di dare un certo tipo di informazioni. La carta di Treviso pone i paletti giusti. Bene, di questi paletti se ne fa strame, se ne fa un baffo chi non è giornalista. E allora sui social o su blog non giornalistici o su siti non giornalistici troviamo di tutto, troviamo le fotografie, troviamo i nomi e i cognomi di chi si è suicidato, troviamo gli indirizzi di chi dei minori che hanno fatto che hanno compiuto dei delitti, quando è assolutamente impensabile poterlo fare se sei un giornalista. E quindi è assurdo, diventa anche inutile, se vogliamo, la carta di Treviso, se poi a fianco chi non è soggetto a quella carta può fare quello che vuole. E noi viviamo in un regime di questo genere. C'è chi può raccontare tutto e fregandosene altamente di qualsiasi regola deontologica, e chi invece, come noi giornalisti, deve giustamente sottostare a delle regole deontologiche. Il servizio che però viene dato è un servizio evidentemente che non funziona, che fa acqua, perché noi potremmo non fare i nomi, non raccontare i dettagli. Per esempio l'ordine mio regionale dice assolutamente spiegare qual è il modo in cui per esempio una persona si è suicidata, perché può creare la limitazione, esatto. Benissimo, noi non lo facciamo, però poi si viene a sapere comunque chi è che dà queste informazioni. A volte sono anche dei giornali che vengono giustamente puniti, perché ci sono delle sanzioni anche importanti, sia il direttore di testata sia il giornalista, che può venire sospeso e anche radiato dall'ordine. Quindi sono d'accordo con te che questa disparità esiste e fa male. L'ultima cosa, soprattutto la TV è devastante da questo punto di vista. L'ultima cosa sui titoli, e purtroppo hai ragione anche qui, se io metto quasi 1000 o meno di 1000, è diverso. Il numero è sempre uguale. Sono sempre 980. Però. Sono sempre 980. Allora noi nei titoli dovremmo scrivere 980. Punto. 980. Evitare gli aggettivi e gli avverbi. Perché sono connotazioni che danno un senso oppure l'altro.
Questa è la, la, sempre per citare l'ANSA, visto che è morto Sergio Lepri, no, da qualche giorno, grandissimo direttore dell'ANSA, che aveva negato, ed è la regola che è vigente anche oggi, l'uso degli aggettivi, a meno che non siano gli aggettivi numerali, quelli sono decisivi. Quindi non dire quasi mille, se sai il numero preciso, di il numero preciso, non quasi mille. Bene, grazie molte allora ad Alberto Lazza, questa conclusione con richiamo al rigore. Ecco, anche a nome della biblioteca, dell'UPS e anche della diocesi, qui abbiamo il delegato per l'area cultura. Grazie a tutti voi, so che avreste avuto qualche altra domanda, il confronto comincerebbe adesso, però siamo felici di aver offerto questo appuntamento che tra l'altro esatto, sarà disponibile anche sul canale YouTube di Vita Trentina della diocesi, quindi sappiamo che potrà andare lontano. Ringrazio tutti i colleghi e anche su Vita Trentina troverete poi il resoconto di questa serata. Buon ritorno ad Alberto e speriamo di rivederlo con i colleghi ad aprile. Certo. Ci siamo anche fermati in